Ciao a tutti amici di Security Info, bentornati al nostro appuntamento Last Week Security Enterprise. Siamo qui con Massimo Carlotti e dopo la pausa estiva, la settimana di Ferragosto che abbiamo sospeso per ovvi motivi feriali, diciamo, di ferie, siamo di nuovo qui a parlare di sicurezza. E in queste 2 settimane diciamo che la sicurezza informatica non è andata in ferie, a dispetto di tutti quanti, della maggior parte degli italiani, insomma. Massimo, come va? Ah, direi bene per quanto mi riguarda, un po' meno per quanto riguarda le notizie. Ci sono stati degli annunci abbastanza importanti, diciamo. Ah beh, sicuramente, sicuramente. Vogliamo partire per esempio dal più grosso? Vogliamo partire da Triton? Triton, un bel regalo estivo. Beh, per chi non avesse ancora letto la notizia, diciamo che Triton è un malware particolare. Nel senso che è dedicato ad ambienti industriali. Quello che sta emergendo, diciamo, sempre più è la gravità di questo tipo di minacce e, ahimè, anche il fatto che siano state finora molto sottovalutate. Beh, Qual diciamo è che quello? il fatto che sia sottovalutata la sicurezza informatica non è esattamente una novità. Certo. Adesso si sta facendo questa presa di coscienza di cosa c'è lì fuori, e Triton devo dire che è uno di quei malware che quando facciamo la riunione di redazione ci salutiamo con un moriremo tutti. Che dici? Ecco, sì, appunto, a parte il ricordati che devi morire, diciamo che Triton ha di importante il fatto che apparentemente è in grado di creare danni, tra virgolette, devastanti su quelle che sono le infrastrutture critiche di un controllo energetico, produzione di centrali, piattaforme petrolifere e via discorrendo. Quindi veramente siamo andati oltre semplicemente l'esercizio di security, di hacking, di attacco e siamo veramente in una fase di potenziale danno a un'infrastruttura reale, a Potremmo un'infrastruttura. parlare di sabotaggio. Di solito queste cose non sono architettate dai gruppi al soldo dei governi? Beh, diciamo che è un tipo di intervento che si presta molto bene, ahimè, a quello che viene definito ormai cyber warfare. Sappiamo che le nazioni hanno tutti gli effetti delle divisioni, delle armate informatiche di hacker ed è evidente che quando dal piano informatico si riesce ad agire sul piano fisico, l'impegno diventa, tra virgolette, molto efficace perché senza sacrificare uomini si riesce a portare un danno effettivamente importante alle infrastrutture critiche dell'avversario. Certamente. Lasciamo allora Triton al suo operato, sperando che non operi troppo vicino a noi, e andiamo a parlare un attimo di una vulnerabilità pericolosa, devo dire, perché permette di sfruttare in remoto una vulnerabilità del BIOS. Stiamo parlando di una vulnerabilità UEFI. A cosa può servire questa cosa, Massimo? È un grosso pericolo? Beh, allora, di fatto in questo momento più che altro quello che si è riuscito a dimostrare non è tanto effettuare un'operazione particolare, salvo quella di violazione di exploitation del BIOS stesso, in questo caso a carico di un paio di produttori molto famosi per l'ambito delle motherboard. La cosa importante è che violare l'UEFI, quindi il BIOS, quello che in realtà dovrebbe essere un sistema di BIOS protetto, è rilevante perché vuol dire riuscire ad agire sui sistemi bersaglio a un livello molto basso. E quindi potenzialmente in modo molto profondo. Certo, questa è una cosa che risulta molto utile nella persistenza. Diciamo che Corretto. quando c'è un attacco, questo ci riporta anche a Triton, se vogliamo, nel senso che chi porta un attacco complesso come quelli che stanno alla base di Triton, poi cerca anche metodi perché l'attacco, anche se scoperto, diventi persistente. Perfetto, corretto. Cioè, per stabilire una cosiddetta testa di ponte, se vogliamo fare una metafora con gli attacchi militari fisici. Certo. Va bene, e da questa cosa passiamo a un'altra che mi sta particolarmente a cuore. Stiamo parlando di una fabbrica di chip molto importante, quella che fa per dire i chip per i dispositivi Apple. E si è scoperto che ha avuto un attacco hacker. In realtà non è chiaro se sia stato proprio un attacco hacker o una manovra un po' azzardata addirittura dall'interno durante una sorta di esercitazione. Fatto sta che si sono presi un virus, ma non un virus qualsiasi, vero Massimo? Si sono presi il molto famoso WannaCry. Si sono presi nel 2018 WannaCry. Diciamo WannaCry, che. ricordiamo un attimo, è quella minaccia che era stata sviluppata utilizzando Eternal Blue, giusto Massimo?
Sì, quindi diciamo un pacchetto di exploit noti alla security, in questo caso americana, si vede il discorso di prima sul cyber warfare, più che altro si trattava anche di una vulnerabilità relativamente nota, che era stata patchata in lungo e in largo, della quale se ne è parlato molto diffusamente. Quindi Eppure diciamo che durante non sono sorprese. esatto, eppure durante una manovra interna, ha detto TSMC, che non è scesa nei dettagli di cosa sia successo, ma a quanto pare durante un aggiornamento interno di software qualcuno ha fatto qualcosa di sbagliato e ha rilasciato WannaCry all'interno della sua struttura. Si è stimato qualche centinaio di milioni di danni per questa cosa, un paio di giorni di fermo per la produzione. Addirittura si parla però di un paio di settimane per risistemare tutti i dettagli della rete interna. Probabilmente staranno andando a mitigare quello che ha permesso Sì, questa cosa. patchare sistemi non patchati, diciamo ripristinare sistemi compromessi. Io credo che la cosa importante qui, visto che non abbiamo dettagli sulla dinamica con la quale l'attacco ha potuto andare a buon segno e si è potuto, come dire, perpetuare, la cosa interessante secondo me è ricordare come negli ambienti industriali, perché di fatto anche questo è un ambiente industriale, ci siano molto spesso, troppo spesso, sistemi più o meno vetusti, più o meno obsoleti, che soprattutto, magari per esigenze legate al controllo di impianti industriali stessi, non possono essere patchate, o vengono trascurati, o semplicemente gli applicativi di controllo non permettono a queste macchine di essere aggiornate correttamente, pena il malfunzionamento. Quindi diventa ovviamente un problema di security molto importante, perché diventano macchine vecchie, esposte e poco protette. Chiaramente. Lasciamo allora quest'altra tristezza a se stessa, ovvero sia l'aggiornamento che sembra comunque una delle cose più complicate da effettuare all'interno di una rete aziendale, anche per aziende molto importanti, e passiamo a un discorso di IoT. Che è però particolarmente sensibile. Stiamo parlando di una vulnerabilità che è stata rilevata all'interno delle stampanti HP. In realtà si tratta di una vulnerabilità trovata all'interno di un protocollo utilizzato anche dalle stampanti HP. I ricercatori non hanno fatto ricerche su altri stampanti, però che cosa è successo, Massimo? Beh, di fatto queste vulnerabilità rilevate permetterebbero l'esecuzione di codice malevolo avviato da remoto su stampanti che di fatto sono stampanti dipartimentali più o meno importanti, quindi comunque sono stampanti raggiungibili via rete. Questo ovviamente crea, tra l'altro da questo punto di vista, tutta una serie di altri incidenti hanno fatto scuola in questo senso. Le stampanti sono, ahimè, molto trascurate, sono un po' borderline con quello che ormai è il mondo dell'IoT. Ma sono strumenti presenti in rete con sempre più intelligenza a bordo che sono in grado di effettuare operazioni anche complesse, anche nel mare, cioè Allora, anche devo spezzare una lancia a favore di HP, perché devo dire che HP è stato uno dei primissimi produttori a lanciare un sistema serio di, bug esattamente, non solo di bug bounty, ma anche proprio di protezione della stampante in sé, corretto. perché è stata inserita, sono stati i primi a spostare il concetto di stampante dipartimentale da oggetto qualsiasi collegato alla rete a computer collegato alla rete, quindi effettivamente ha tutta una serie di funzioni che permette l'utilizzo. Questo non vuol dire che non abbia delle vulnerabilità, ovviamente. Ovviamente, però diciamo che anche qui la chiave è quella di rilevarle e poter intervenire. Esatto. Qui, anche qui si torna un po' al problema culturale di approccio verso determinati dispositivi, e qui l'IoT, ahimè, è un mondo nuovo che eredita problemi vecchi. Quanti di noi, giustamente Marco nell'articolo chiude con un'osservazione, quanti di noi si sono mai preoccupati di aggiornare il firmware Firmware delle della stampante. stampanti? Allora, Esatto. questa è quella di casa, Decisamente pochi, ed è per questo che apprezzo il sistema di HP, perché invece in questo modo tu hai all'interno della dashboard anche i firmware da andare ad aggiornare una volta che sai che c'è una vulnerabilità, ovviamente. è un approccio che denota sicuramente una maggior maturità, diciamo, a parità di, come dire, esposizione a vulnerabilità, perché il sistema perfetto non esiste, però c'è sicuramente l'indicazione di un approccio più strutturato e più attento a questo aspetto. Infatti, perfetto Massimo, io ti ringrazio, bentornati dalle vacanze, anche se tu in realtà le hai fatte prima ed eri a lavoro, giusto, in queste Sì, in settimane. realtà ho fatto un assaggio, diciamo che le mie vacanze devono ancora partire. Perfetto, allora buon divertimento per le prossime vacanze, intanto Grazie. salutiamo tutti, ciao a tutti! Buona giornata a tutti, ciao, grazie.